Buongiorno e bentrovati agli amici di Place to be Siena e agli amici di Palio Live. Abbiamo commentato la seconda prova in diretta da Piazza del Campo e adesso ci siamo spostati perché il Palio, questi 96 ore, questi 4 giorni, ci piace viverlo al 100% e ci piace raccontare e cercare di raccontare tutti i momenti che accompagnano la giornata. Ci troviamo nel cuore della Contrada del Nicchio, all'interno del chiostro del vecchio convento di Santa Chiara e siamo in compagnia, oltre che con la mia splendida partner Anna, insieme a tre baldanzosi ragazzi di Nicchiaioli che ci racconteranno un po' qualche storia di Palio. Welcome back to Palio Live and Place to be Siena. We are here on the second day of four for this extraordinary Palio and we find ourselves now in the heart of the Nicchio, the Shell Contrada. We are in the ex-convent of Santa Chiara, St. Clair, which was also a military base for a while, but now really is part of the Nicchio Contrada. So Antonio is going to interview some of these wonderful members, these youths of the Nicchio, to talk about a particular Palio. May I say which one it is? Of course. Okay, from an extraordinary Palio, the 5th of June 1961, which was run in honor of 100 years since the foundation of Italy as a country in 1861. Vai Antonio. Perfetto, allora presentiamo i nostri ospiti che sono stati gentilissimi e che ci racconteranno appunto un po' di storia. Abbiamo il signor Ido, il signor Roberto e qui nel mezzo tra me e Anna abbiamo il signor Giancarlo Cambi. E a riguardo il signor Giancarlo Cambi è doveroso spendere alcune parole, perché il signor Giancarlo Cambi diciamo che è uno dei barbareschi della storia del Palio di Siena, che ha avuto più longevi, è stato in carica più o meno 3 decenni e è proprio quel barbaresco, il barbaresco vittorioso che in quel giugno 1961 aveva l'onore e l'onere di pensare alla cavallina Uberta e quindi adesso gli faremo alcune domande e ci porterà a ritroso nel tempo di 40 o 50 anni, 45 anni più o meno. Okay, so our special guests, we have Ido, Roberto and Giancarlo. And Giancarlo is actually a historic member of the Nicchio because he was the Barbaresco from 1956 until 1992 and has 7 victories as the Barbaresco for the Nicchio. And the Barbaresco, you recall, is the head groomsman. So he was actually the Barbaresco for that extraordinary Palio of 1961. Vai Antonio. Perfetto, allora Giancarlo, innanzitutto grazie mille per la disponibilità e quello che ti chiedo molto brevemente, dici quando hai iniziato, com'è? Ma la diretta stai continuando a riprendere? Scusate ragazzi, abbiamo un attimo un piccolo problema tecnico. Però ok, te la mano. Ok. Ci risiamo, ripartiamo. Ripartiamo, scusateci un attimo. Allora, Giancarlo, quando hai iniziato, quando sei entrato nella stalla e raccontaci un po' il tuo percorso. Dunque, nella stalla io sono entrato come ragazzo di stalla, perché a quel tempo non usava il vice barbaresco, nel 53. Avevo 17 anni, c'avevo da andare a far militare, ero al fiere di piazza e entrai nella stalla. Tra nella stalla era il capitano, il notaio De Santis, e l'anno dopo andai a far militare, lui prima di andare a far militare mi ha detto il libro su cavalli e mi disse te studia per bene questo libro, quando ritorni sarai il barbaresco del Nicchio. E così è stato. E andai a far militare, tornai e nel 56 diventai barbaresco ufficiale della Contrada del Nicchio. Quindi barbaresco ufficiale più o meno a 22-23 anni? Sì, dopo fatto il militare.
E da lì è iniziata. E da lì si è iniziata la lunga carriera, diciamo così, anche fortunata, perché insomma ti sei sono levato... stati diversi episodi fortunati, cioè di vincita di palio, fino a quando poi sono andato in pensione. Pensione per modo di dire. Nel 92, giusto? Nel 92, sì. Okay, so in 1953, Giancarlo entered into the stable, as it were, of the Nikkyo, and the captain at the time said he gave him a book because Giancarlo was about to enter into the military service, which was obligatory until just a few years ago, and he said, study this book about horses because when you come back from your military service, you will be the Barbaresco, you will be the head groomsman. And indeed, in 1956, Giancarlo became the Barbaresco for the Nikkyo, and a rather, he says lucky, but I would say maybe skilled as well, because with 7 victories, until his retirement, quote-unquote, in 1992. So he brought lots of luck and lots of love to the Nikkyo. Perfetto, allora, entriamo un attimo un po' nel vivo, nel racconto. Prima di chiederti di questo straordinario del 61, facciamo un piccolo, contestualizziamo un attimo il periodo storico, perché è giusto dire che il Nikkyo, tra fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, gode di un periodo, diciamo, abbastanza positivo. C'è la vittoria nel 57 con Vittorino e Belfiore, c'è la vittoria nel 16 agosto del 60 con Oberta e Vittorino, e il 5 giugno 1961 l'amministrazione comunale, d'accordo con le contrarie ovviamente, decidono di fare un palio straordinario dedicato ai 100 anni dell'Unità d'Italia, e in via dei Pispini ritorna Oberta. Allora, dici brevemente come... Che successe? Beh, come si svolse? Che successe? Successe chiaramente Uberta era tra i cavalli, diciamo così, più desiderati, perché era un gran cavallo. Un bombolone. Un bombolone, sì, a quel tempo si chiamavano bombolone. Bombolone vero. Poi ci si era vinto neanche un anno prima e di conseguenza si arrivava al palio. La coppiata, la scelta la coppiata di... era il solito Vittorino, che è stato fantino del Nikkyo per diversi anni. E praticamente lui è nato fantino del Nikkyo e io Barbaresco, perché quando ero nella stalla io nel 53 lui entrò come fantino, e io devo parecchio a lui perché tante cose mi ha insegnato. Comunque torniamo... Il grande Giorgio Terni. Giorgio Terni, detto Vittorino. Torino, sì, che... Si arriva al giorno del palio e, come era consuetudine a quel tempo, c'era il famoso beverone. Famoso beverone che chiaramente a quel tempo lì non c'era veterinario nella stalla. Certo. Si faceva noi con la nostra esperienza, col fantino. E questo beverone non era altro che un miscuglio di latte, zucchero, cognac e latte. Zucchero. E marsala? Tipo una cosa del già, uova forse? E uova, no, marsala, e uova. Niente, si fa questo beverone, tra l'altro si beveva anche noi un po', perché era buono. E si fa questo beverone, si dà al cavallo, che insomma, non è che il cavallo lo prendeva tranquillamente, sai, si fa in modo che lo prenda. Si va al palio, combinazione piove, e il palio fu rimandato. Perché doveva essere corso il giorno il 4. Esatto, fu rimandato, che si va nella stalla, si fa tutto quello che normale c'è da fare, il fantino va a casa del mangino a dormire, che non si dormiva nella stalla, io ho sempre dormito nella stalla. La mattina dopo, perché il cavallo veramente doveva... si controlla tutto, se fa la pipì, se fa quell'altra, quanto mangia, insomma, il cavallo è veramente urato. Io penso neanche il proprietario, comunque lasciamo perdere. E la mattina il cavallo non aveva, come posso dire una parola, non aveva defecato, non aveva fatto la cacca. Vabbè. Per niente. Insomma, allora viene Vittorino, Vittorio, il cavallo stanotte non ha fatto niente. Come? Allora Vittorino si tirò sulla manica, si untò il braccio. Davvero? E fece modo di... E introdusse... La stimolò.
Trasmutò. Sì. Cioè, abbiamo capito. E si vede che l'aveva fatto tappo, se l'ha messo troppe uova, non lo so, qualche cosa ce l'ha stato, insomma. E questo la mattina del... Questa è la mattina del palio. La mattina della carriera. Sì. E... Ah, bellissima. Facciamo tradurre Anna questo piccolo episodio. Dai. Okay, well, this is again one of the many wonderful stories about the Palio of Siena. So the extraordinary Palio of 1861 in June was meant to be run on the 4th of June, but it was run on the 5th. Now, Giancarlo, this is back in the day when there weren't veterinarians in the stall, so it was up to the Barbaresco to take care of the horse and also the jockey to really help. And actually, Giancarlo said that he entered the stable in 1953, which was the same year that Vittorino, this wonderful jockey from the period, also first rode for the Palio of Siena. Now in 1961 the horse of course has to be taken care of, and it was given back in the day the beveroni, this big drink made of sugar and milk and eggs and even a little bit of cognac. And so the horse was, you know, taken care of in a very nice way, shall we say. And even the jockeys and the Barbareschi would drink this beveroni because, hey, it gave you energy, right? But the problem was, okay, the horse had to be taken care of, and the morning of the Palio race, the horse, you know, he went to the bathroom, but let's just say he did not go number two. And Giancarlo did not know what to do. And so he called Vittorino, the jockey, in and said, you know, Uberta, this wonderful horse, has not gone number two. And so I think you got from the gestures, Vittorino rolled up his sleeves and helped her out. And so anyway, let's just say the evacuation was made. Yeah. And of course it worked, because we know that that was, she was the winning horse. Perfetto, Anna ha fatto la spiegazione di quello che ti avevi raccontato. E bene, allora c'è questo piccolo problema fisico a Uberta la mattina, lo risolviamo grazie all'aiuto di Giorgio. Si va alla mossa, si va al palio. Si va al palio e che succede? Che succede? Si vince. Facile. Che si arriva prima al bandierino, però al terzo giro. E c'era, leggiamo brevemente, da tutte le accoppiate a memoria, non me le ricordo. Le leggiamo, partecipavano a quel palio l'Aquila, Giamburrasca, Bimba Mia, la Civetta, Bozzolo e Rosella, il Drago, Lazzaro ed Elena, la Giraffa, Rompighiaccio e Timo, Leocorno, Tristezza e Belinda, la Lupa, che se non mi sbaglio era l'accoppiata che un po' sì, poteva darvi sì, un po' di filo da torcere, arrivò seconda, esatto, con il grande Beppe Gentili e Beppe Salomè, Genti, e il Nicchio, Vittorino, Berta, la Selva, Canapino e Briossa, la Tartuca, Canapetta e Serenella, il Rondone e la Torre, Rondone e Bolivia. Qui c'è da notare anche che credo, andando, che Canapetta, che poi sarà un fantino che passerà la storia per il suo legame con la Chiocciola, corre uno dei suoi primi pali nella Tartuca. Breve parentesi, detto questo, raccontaci un po' quello che ti ricordi, ovviamente, di come furono tre giri facili, difficili. Uberta era più forte, in quel momento lì era la cavalla più forte. Forse Vittorino era più forte insieme a Beppe Gentili. No, Vittorino indubbiamente è stato un grandissimo fantino. Che ricordo hai di Giorgio Terni? Giorgio Terni, per me, a parte il discorso, diciamo così, contrada, anche affettivo, perché ripeto, rapporto umano. Si erano nati i due ragazzi, lui Barbaresco e Lufantino insieme, e io a lui li dovevo tanto, perché lui tante cose me le ha insegnate della strada, perché io non è che ero, io facevo il metalmeccanico, sì, che non è che ero un esperto di cavalli. Piano piano con lui, insomma, è stato un, che io ricordo, poi è stato un amico veramente, lui è sempre stato in contrada, lui è stato veramente il fantino della contrada del Nicchio. Sì. E ci ha ripagato con tre vittorie, perché lui 57 lo vinse lui, 60 lo vinse lui, 61 lo vinse lui. E poi tra l'altro nel 61 vinse anche d'agosto, vinse nella Torre. Nella Torre, sì. Dunque lui mi pare ha vinto sette pali. E ha smesso, ricordiamolo, abbastanza giovane. Ha smesso abbastanza giovane, sfortunato. Lo fece male con Zanetta nel Leocorno, sì, se non mi sbaglio, nel cascò al canape, si rompe una il braccio, e da a quella frattura praticamente Vittorino finì la carriera, insomma. Sì, finì la carriera, però cioè, sì, ci piace ricordarlo, però a maggior ragione che adesso siamo con Giancarlo e siamo nel Nicchio, però Giorgio Terni è stato un personaggio che a Siena ha lasciato un segno importante, e nel Nicchio, come ha detto Giancarlo stesso, tanto è vero che anche, se non mi sbaglio, sono due figli di Giorgio Terni, due figlioli, entrambi, tre figlioli.
c'ha due maschi e una femmina. Che se non mi sbaglio sono tutti del nicchio. Sì, porca miseria. Allora, la femmina tuttora è sempre nella dirigenza della contrada. Okay. E che insomma è stato veramente. Poi, insomma, considerando, lui mi pare. Ora salvo il vero ha fatto 20-21 pali. Sì, una cosa del genere, 24 forse, 22. 22 e ne ha 27, insomma, sì, no, impressionante. È un bel record, certo. Insomma, non è, con tutto il rispetto di quelli di ora, ma insomma, Vittorino è stato veramente un gran fantino. Era veramente bravo. È stato più grande Vittorino, perché se si fa un elenco di requisiti e ci vogliono per fare il fantino su 10 requisiti, Vittorino ce ne aveva tutte e 10. A differenza anche del grande Aceto, che secondo me lei, non aveva. E lei, signor Roberto, che ha vinto. Lei sa io. Andando ora, colgo l'occasione di farti una domanda estemporanea, però visto che puoi avere il metodo di paragone, che nel 47 il Nicchio vince con Salomè, Gentili e Salomè. E la domanda che ti volevo fare. So che per un nicchiaiolo il legame con Giorgio Terni è un legame viscerale, però quella domanda che ti volevo fare è metterli sul piano della bilancia tra Vittorino e il Gentili, secondo te, cioè, era una bella sfida? Sì, sì, era una bella sfida, comunque Vittorino è stato superiore a tutti secondo me. Da un punto di vista tecnico Giorgio era superiore anche tecnico e di temerarietà anche perché di coraggio, cioè altri non rischiavano quello che rischiava lui, alle volte ha perso qualche palio proprio per rischiare un po' troppo, perché infatti il nome di Rospino, perché fece una caduta a San Martino, perché quel punto lì o passava o se no andava non passò e fece un salto mortale per aria. E da allora il salto del Rospo, per dire, però Vittorino è stato il più grande fantino che c'è stato a Siena, secondo me, indipendentemente dal numero di pari, certo, che ha vinto. Certo. E poi era gira quando poi era diventato del Nicchio, perché praticamente ha gestito il bar della società del Nicchio, noi si è cercato di aiutarlo in tutti i modi. Certo. E la sua figliola mi diceva Giancarlo, Cinzia è uno dei maggiorenti del Nicchio, E quindi è sempre coinvolta nella dirigenza del Nicchio e praticamente è veramente una nicchiaiola. Certo. Vai, Anna. Okay, I'll try my best to give a summary of what was said here, but obviously you hear the name Vittorino, Giorgio Terni, whose nickname is Vittorino, and he was one of the great jockeys. In fact, Roberto was saying perhaps one of the greatest jockeys in Palio history. He ran 22 Palio races, and he won 7 of them, so a very good percentage, shall we say, and his career was ended rather short because he was injured, and so who knows how many more victories he could have had. So very interesting though, Giancarlo again saying that Vittorino taught him much about what happens in the stable, much about horses, because they both started in 1953. Now the victory itself was the race of 1961, that extraordinary palio in the piazza. There were of course 10 contrade with Vittorino riding Uberta, and they had just won in 1960. So this was a strong coupling for the Nicchio, and it worked again. The sorte, destiny, gave the Nicchio the same horse, and of course Vittorino came back with open arms, shall we say, to the Nicchio. Also in the piazza was Salomè, who ran for the Lupa with Ciancone, which means burly thigh. And of course Salomè, if I'm not mistaken, is the sister of Uberta. So exactly. That was a very interesting combination. Salomè de Moris and Uberta de Moris. Yes. And actually Vittorino, not just because he won for the Nicchio, but he's much loved by the Nicchio, and he has 3 children, all of whom are baptized into the Nicchio Contrada, and Cinzia, the daughter, is still very much a part of the Nicchio leadership role today. And Vittorino, Roberto said, actually ran the bar in the Nicchio for a long time, because even though his Palio career was cut short, his Nicchio life had really just begun. Yeah, exactly. Anna is really perfect. Allora, Giancarlo, ti faccio questa domanda. Provando anche con il tuo aiuto, e così io provo a memoria e te mi vieni in casuale in soccorso. Abbiamo iniziato dicendo che sei uno dei barbareschi della storia del Palio che vanta una delle carriere più lunghe, e quasi credo sicuramente nei tempi moderni non ci sono altri barbareschi che contano 7 vittorie. Queste 7 vittorie, io ti volevo chiedere appunto, te barbaresco che sei la persona, come hai detto te prima, io dormivo nella stalla, la persona che ha il legame fisico con il cavallo, di queste 7 vittorie sono 7 cavalli che così a memoria vado a ad elencarti, se non mi sbaglio, Belfiore, Uberta,
Belfiore Uberta che ne hai 22, Topolone, Topolone, Orion, Valente e Benito. Se ti dovessi chiedere, ho 7 fotografie di questi cavalli, però la devi scegliere solo una da mettere nel tuo soggiorno. Di quale scegli? La domanda è molto facile. Chiaramente io i cavalli dove la contrada ha vinto me ne ricordo tutti. Cioè. Però ce n'è uno in particolare che per me è rimasto il cavallo del mio cuore, diciamo così. Tant'è vero, io nel portafoglio ho la fotografia di questo cavallo. Ho la fotografia di questo cavallo e di un cane mio. Il cane era mio. E questo cavallo è Valente. Perché Valente? Allora, aspetta. Valente vince nel Nicchio il 16 agosto dell'81 con Adolfo Manzi, detto Ercolino. E, se non mi sbaglio, corregge, era una signora capitana Cioni. Giusto? Perfetto. E allora, dicevo... Valente ti è rimasto perché nel cuore? Valente? Perché ci sono diversi episodi che questo cavallo me lo fanno, diciamo così, più ricordare, amare. Voglio bene a tutti i lati, cerchiamo di essere chiari. Però, perché? Dunque, era 25 anni e facevo il barbaresco. Di conseguenza, nozze d'argento. E l'allora capitana Lucia Cioni mi fece per regalo questa catena, questa medaglia. Questa medaglia. Il Nicchio ti ringrazia. Bellissima. E questa, poi ripeto, avevo vinto il palio da barbaresco con il babbo di Lucia, Mario Cioni, il grande Mario Cioni. Grandissimo, sì. Quindi diciamo era una contesto... Rivinco il palio con Lucia Cioni e poi c'è un altro episodio che nella cultura popolare senese è conosciuto, un po' conosciuto, però sentirlo raccontare da te è questo, questo cavallo. L'anno dopo toccò in sorte a Leocorno, la contrada che è confinante con noi. A fine palio il fantino del Leocorno andò in terra e il cavallo rimase, si dice a Siena, scosso. Si vede il barbaresco, non ce la fece. Fatto sta che il cavallo uscì di piazza da sé. Andò giù per Pantaneto, naturalmente prima c'era il Leocorno. Perché, certo, venendo da piazza. Però il cavallo venne davanti alla strada del Nicchio dove era stato una, se lo dico mi ci muovo anche io, dove era stato un anno prima e si fermò davanti alla stalla. E allora tutti i ragazzi intorno gli fecero un grosso cuore in terra e non lo volevano neanche riportare. E tutte queste cose chiaramente mi fa ricordare Valente più degli altri, insomma, ecco. Ma veramente quando ci ripenso, insomma, un cavallino che... Si vede c'era stato bene, no? Di sicuro, di sicuro. Questa è una storia bellissima. Io dico, io sono del 1983, questo episodio è successo nel 1982, però per farvi capire Valente ha vinto nell'81 e poi questo episodio che hai raccontato è successo l'anno dopo. Io sono dell'83 per farvi capire che nella mia infanzia di bambino contrariolo è stato uno delle prime storie, uno dei primi aneddoti, diciamo così, che ho sentito raccontare del cavallino, di questo cavallino che correva nelle Horno e che l'anno prima aveva vinto nel Nicchio, esce da piazza scosso e che non si ferma nelle Horno ma di sua spontanea volontà torna nei Pispini dove aveva vinto l'anno prima. Passa dal Leocorno. Certo. Non è che il Leocorno era in Camullia, lungo la strada, invece venne proprio, insomma, fu veramente bello. So again, these wonderful stories that the Barbareschi have a different relationship with the Palio horse, of course, because they are with them. They sleep with the horse. They make sure that the horse is always taken care of. And so what Antonio asked Giancarlo was, do you have a particular horse? And of course, Giancarlo says, I love all of the horses I've worked with, but there is one that I love perhaps above all, and her name is Valerio. Valente now won for the Nicchio in 1981, and the captain at the time was a woman, Cioni, right? Lucia Cioni, and
Oh, and in fact, he has the photo in his wallet of Valente. So Giancarlo was also the palmaresco for Mario Cioni, who's the father of Lucia. And in 1981, the Nicchio won with this wonderful horse. So, then a wonderful story was in 1982. 1982, sorry, you were born in 1983. In 1982, the same horse was given to Leocorno, the unicorn conciata, and the rider fell off. And when it was at the trial race or the palio itself? No, the palio itself. It was the palio itself. And rather than stay in the piazza or go to the unicorn, which is on the Via Pantaneto, which leads to the Nicchio, the horse went all the way back to Pispini, back to the Nicchio, because it felt at home there. And this is a story, an anecdote that still makes Giancarlo get a bit emotional. As you saw, he keeps the photo of this horse in his wallet, and in fact the medal, the necklace that he showed was given to him by the captain, Lucia Cioni, at the time, to thank him for his service to the Nicchio. Perfetto. Signor Roberto e signori, venite un po' più vicini che vi faccio una domanda anche a voi, perché è bellissimo parlare con diciamo gli anziani. Loro sono più stimati di me. Sì. Insomma, vabbè, io per faccia poi ogni magari... modo, ritornando a Vittorino, c'ho un ricordo bellissimo. Che Vittorino, nonostante vittorioso, il giorno dopo che portavamo a spasso il palio, io gli volevo pagare da bere. Fu lui che lo volle pagare a me. Era il bar della Posta, che ancora ora non c'è più, insomma, in un angolino della Posta di Siena, e lì mi commosse, perché veramente, anche se io ero un po' emarginato, mi voleva bene anche lui. A lovely anecdote. Ido says that his colleagues here are more esteemed than he is in the Nicchio, but as you know, in the Contrada, everyone is important. And this anecdote, after Vittorino won the Palio, Ido wanted to offer him a drink, and he took him to the Bar della Posta here in the Nicchio, and the jockey, Vittorino, refused to let Ido pay. He offered him a drink. Vittorino refused to pay, but not to drink. He refused to let Ido pay for the drink. Vittorino si rifiutò di pagare. No, nel senso, no, voglio no, free. Io però, volevo free. Sì, esatto. Però Vittorino non si rifiutò di bere. No. The jockey, the winning jockey, offered Ido the drink, in fact. E poi c'è un ricordo bellissimo di quando vinsi il primo palio a Nicchio, che ho visto vincere. In che anno siamo? 1947, 2 luglio. C'era Barbaresco, un certo Scali, che stava qui, sopra la Rondine, il bar della Rondine. Cavallino era spettacoloso, Salomè andava da solo, diciamo pure la verità. E in quel tempo mi ricordo che c'era stato un cambiamento di politica, no? C'era qui all'Aldo Borri, dove c'era l'Aldo Borri, che è partito comunista, ora, sì. No? Prima c'era la casa del fascio. Quindi proprio... In quel periodo furono rovesciate tutte le statue, tutti i cimeli della casa del fascio, che erano di gesso, e furono scaricati fuori porta Pispini, si possono vedere anche ora. Quel giorno io, dopo giorni, insomma, che vidi questi rifiuti buttati là, presi un pezzetto di gesso e ci riscolpii l'immagine di Salomè. Avevo 13 anni, la feci come potevo. Certo, bellissimo. La misi da capo a letto. C'era una mia coinquilina lì, che mi fece: che ha fatto Ido? Ha levato la Madonna e ci ha messo la tavola. No, c'è anche la Madonna. Questo lo ricordi più come... Poi loro due sono molto più... So in 1947, the first victory that Ido witnessed as a member of the Nicchio Contrada was won in 1947. And it was a very interesting time, politically speaking, because the area went from fascist control to communist control. And all of these gesso, these statues made of stucco that were part of the fascist club, shall we say, were then destroyed. And what Ido did was he took one of the fragments and he carved the face, as best as he could at 13 years old, of the horse Salome that won in 1947. Wonderful. Bellissimo. Ora volevo... Grazie. E volevo fare una domanda al signor Roberto. Da un punto di vista, abbiamo parlato con Giancarlo, più concentrati su le dinamiche paliesche, diciamo così. E sentendo parlare Giancarlo degli anni 50, degli anni 60, quello che volevo chiedere a te era: quando ripensi a dentro di te ai tuoi ricordi, quando ripensi dentro di te a com'era quel palio, com'era vivere quell'epoca, e poi guardi, ti rapporti con la
con la contemporaneità e vivi il paleo moderno contemporaneo del 2018. Io non ti chiedo più bello, più brutto, meglio o peggio, non è questo. Quello che ti voglio chiedere è qual è, se c'è, la differenza principale che avverti da un punto di vista di popolo, come le persone, secondo te, e se le persone vivono questa bellissima festa in maniera diversa. Sì, è cambiato il mondo, che logicamente è cambiato anche il modo di vivere a Siena, è cambiato anche il palio. Però da giovani l'abbiamo vissuto in situazioni completamente diverse da quelle che sono ora. Prima di tutto il rapporto di amicizia, allora anche con gli avversari, ora li chiamano nemici, io dicevo gli avversari, non tra gli avversari, avevamo un rapporto di contrarietà soltanto nei giorni del palio, poi eravamo amici a Siena, veramente, allora avevamo contrasto con Loja, io c'avevo mio cugino, la stessa età mia, siamo nati insieme dell'Oja, però si passava tutta la vita insieme, poi nei giorni del palio ci siamo anche piccati una volta. Esatto, e allora il signor Roberto ha toccato, facciamo una brevissima parentesi, scusami se ti interrompo per far capire, ovviamente tutti sappiamo che la rivalità in essere Nicchio Montone è una rivalità molto forte e molto sentita. Però c'è da dire, piccola puntualizzazione, che c'è stato un momento nel corso del 1900 dove parlare di rivalità forse è un po' troppo eccessivo, però ci si andava vicino, ma non tra Nicchio e Montone, ma tra Nicchio ed Oca. Per in seguito a una discussione di accordi palieschi successa verso, se non mi sbaglio, nel 1934, rapporti tra Via dei Pismini e Fontebranda diventano tesi e sarà una situazione comunque di tensione che si andrà avanti negli anni più o meno fino agli inizi degli anni 70. Ecco, questo per puntualizzare. Sì, a Porta, sicché il rapporto era diverso praticamente. Le contrade le vivevamo in maniera diversa, prima di tutto la maggior parte di noi vivevamo all'interno dei rioni, pertanto vivevamo la contrada diversamente, ma il palio è cambiato tantissimo prima di tutto per l'espandersi della città, logicamente oltre i limiti dei confini delle mura, e poi anche perché secondo me ora è stato un po' veramente, forse un po' esagerato, perché il palio di 50 anni fa, di 40 anni fa, era il palio delle contrade. Certo. Ora io mi... Forse troppo business intorno. Qualcuno mi dirà che sono esagerato, ma ora non è più il palio delle contrade, ora è il palio dei Fantini. Pertanto è cambiato radicalmente in questo senso qui. Prima era la contrada che telefonava al Fantino per dirgli, dopo dato cavalli, se veniva in contrada. Ora il Fantino telefona alla contrada e dice io voglio venire a correre così. E la differenza, è sostanziale. È radicale, logicamente. È sostanziale. Questo è stato un cambiamento enorme che secondo me, considerando un po' tutto, ha danneggiato un po' il palio sotto certi aspetti, perché prima lo vivevamo in maniera diversa, L'entusiasmo c'è tanto anche ora, specialmente da parte dei giovani, però considerando queste situazioni, alle volte siamo un po' spiazzati, ci troviamo in difficoltà anche a giudicare alle volte le stesse dirigenze, perché capiamo che le dirigenze alle volte sono in difficoltà. Certo. Perché mentre prima la dirigenza sceglieva, che scelgano le dirigenze. La dirigenza praticamente. Perciò è cambiato sotto questo aspetto, secondo me è cambiato tanto. Però il palio è sempre bello, certo. comunque vadano le cose, comunque siano le cose. Io prima dicevi del palio del Gentili del 47. Io il palio del 47 ero nel parco delle comparsie, perché allora ero vestito con i bambini sì, del comune che sì, portano sì. Le corone da loro, certo, suddividono le contrade che certo. Corrono da quelle e non corrono. Sì, avevo 10 anni, avevo 11 anni. Se lo ricorda? Porca miseria, me lo ricordo benissimo. Beh. Il palio del Gentili. Sì, che posto l'ho vissuto proprio in prima persona, vedendolo bene da ragazzino, e il palco era una cosa allucinante. Incredibile. Solo che allora anche in contrada non è che si... C'era tanto bambini, spazio per i giochi, per i bambini. Non c'era tanto spazio. Certo. E pertanto veramente ho vissuto tutta la vita quasi in contrada, perché praticamente ho ricoperto tanti incarichi in contrada e ho partecipato anche attivamente sotto certi aspetti alla vita del palio, perché io ho fatto
anche il sovrintendente alla stalla e il guardia Fantino. Quindi era in collegamento con Giancarlo. Con Giancarlo c'è un'amicizia particolare, perché oltre alla contrada ci avevamo insieme anche la passione della pesca, della caccia, perciò allora... abbiamo passato la vita insieme con Giancarlo. Perfetto, scusami, diamo a Anna, sì, diamo Anna la traduzione e poi concludiamo. Okay, so Roberto, obviously another member of the Nicchio Contrada, who has a wonderful story with the Palio in general. And so Antonio asked, how has the Palio changed, first of all, over the last few decades? And in fact, the Palio has changed greatly because, of course, the world has changed greatly since all of these men were born, of course. But one of the biggest differences that Roberto notices is that the Palio used to be really run by the Contrada, and now it's almost directed by the jockey, because it was once the Palio team of each Contrada who invited the jockey to run for them, and now it's the jockey who calls and says, hey, I want to run for you. And so that really has changed the dynamic of the modern Palio. However, the Palio is always Palio, and so the enthusiasm that all the members of the Contrade, of course, are still there, and the youth, of course, are instrumental to keeping this Palio going. And the final thing that he said was that in 1947, Roberto also remembers the Palio very well. He was one of the children, one of the page boys who was in the historical parade that separated the 10 Contrade that run and the 7 that don't. And so he remembers that Palio of 1947 perfectly. And what an honor to be a member of the Nicchio in that particular year. Perfetto. Allora, concludiamo dal chiostro dell'ex convento di Santa Chiara nel cuore del rione dei Pispini. Ringraziamo il signor Ido, il signor Roberto e il grande Giancarlo Cambi, che abbiamo l'ultima battuta, però con Giancarlo Cambi la dobbiamo fare. Ringraziamo Marco Mari, che ci ha dato la possibilità di essere qui stamattina, è stato disponibilissimo e gentilissimo. Giancarlo, non ti chiederò che succederà o come andrà, però una domanda Dina te la devo fare. Così a tatto, un attimo a naso, questa violenta da Clodia, che ne dici? Questa cavallina che ieri è arrivata. Beh, che ne dico? Dico così, secondo dico il tuo occhio. Chiaramente è un cavallo nuovo, con tutti i problemi che hanno cavalli nuovi. Meno male il tempo ci sta assistendo, di conseguenza possiamo provare, che è importante. Ripeto, è un cavallo forte. Tutti di noi si spera che finalmente dopo 20 anni soltanto per i giovani e soltanto per vecchiarelli come me e si spera, però io per esempio non sono mai stato sicuro, certo. Anche quando la situazione erano più favorevole, io fino al terzo giro al bandierino non mi saltato, certo. E questa è una legge del palio, che alla fine il palio è una giostra dove fino all'ultimo momento non si può mai sapere. Io chiuderà Anna facendo una piccola introduzione in inglese. Io ringrazio parte di tutta la redazione di Place to Be e Palio Live, continuate a seguirci, andremo avanti nelle prossime ore con racconti da altre contrade. Ringrazio ancora i ragazzi degli signori del Nicchio che ci hanno accompagnato in questo racconto e ringrazio immensamente Giancarlo Cambi, 30 anni di barbaresco, 7 volte vittorioso. 36. So Antonio's final question to Giancarlo was, do you have any insight as to what might happen in this Palio with Violenta da Clodia, who a new horse in the piazza, so of course has all the same problems that any new horse has, but a strong horse, and everyone in the Nicchio is hopeful that 2018 will be the year to break this 20-year dry spell, because the last time the Nicchio won was in 1998. So all that remains to say is thank you so much, Giancarlo, and thank you Roberto and Ido, grazie mille di aver parlato con noi. And thank you to Marco, ciao, a friend of Place to Be Siena, who allowed us to come here in this wonderful setting of Santa Chiara in the heart of the Nicchio Contrada. So please stay tuned. We'll be speaking with some other contradas and Antonio very shortly. So grazie a tutti e ci si vede presto. Ciao.